Buongiorno, Centomani. Questa mattina, come sapete, riconfermiamo l'impegno e quindi rifirmiamo insieme in modo congiunto il protocollo che abbiamo già firmato la prima volta a settembre del 2018. Credo che sia un protocollo fondamentale perché dà il senso profondo delle istituzioni. Partire da chi ha commesso degli errori, da chi si è trovato a vivere in realtà più svantaggiate rispetto agli altri, ha anche un valore simbolico per il resto del paese. L'istruzione è ciò che permette a tutti noi di diventare ciò che siamo. È una grande, diceva il grande liberatore Nelson Mandela, che l'istruzione è l'arma più potente che si ha per realizzare la rivoluzione. E allora è la più bella ambizione che puoi avere, non è soltanto guardare alle nuove generazioni, ma guardare anche a quella parte di nuove generazioni che lo Stato ha trascurato e che si trovano in un angolo, in una periferia, e in quella periferia fargli conoscere i loro diritti. Ed è per questo che noi dobbiamo essere qui, perché magari a chi ha avuto poche opportunità, come Stato dobbiamo riuscire a dare il doppio delle opportunità, in modo che ci possa essere alla fine una scelta che sia più responsabile, più seria, perché sappiamo che tanti ragazzi oggi partono da situazioni di difficoltà, da realtà difficili, da famiglie difficili, da territori difficili. Gentile Presidente Fico, sappiamo che siete qui per la firma del protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia e per permettere alle due istituzioni di continuare a realizzare, nelle strutture carcerarie, percorsi che ci facciano crescere come uomini e come cittadini. Umanamente, cosa l'ha spinta a vivere questa giornata con noi? Credo molto nel riuscire insieme a costruire una strada. Credo molto in un percorso comune e dare un po' la forza come Stato e come carica dello Stato a tutti voi, a tutti gli altri ragazzi, agli operatori, del fatto che ci siamo. Ma chi non ha avuto queste scelte in modo così facili come le ho avute io, dobbiamo riuscire noi in un percorso a poterle fornire, a poterle dare, perché se uno Stato non si costruisce sui giovani e sulle opportunità, anche i giovani che sono più in difficoltà, è uno Stato che non va da nessuna parte, e lì è l'investimento del futuro. Vengo con quest'animo qui e con questo spirito qui.